quello che mi ha salvato dalla galera, come diceva mio padre, era che io sapevo fare una cosa un po' meglio degli altri. Ero un po' spaventato, perché per me, insomma, che vengo da Bolzano, sì, qualche esperienza l'avevo fatta, però arrivare ad Harlem, che ha un carattere particolarmente forte, no? È stata una scelta molto difficile. Lei sapeva che era una cosa a cui io tenevo tantissimo e mi ha spinto a partire lo stesso. L'unica cosa che sapevo era che volevo andarmene. Non siamo venuti anni fa con visti o scuole molto costose o con genitori che ci avevano aiutato, ma siamo venuti con un grande sogno, una valigia. Quando mi ha chiesto di fargli vedere il lavoro è rimasto subito entusiasta. Le ha viste e me le ha comprate. Per me è stato proprio un sogno, sai, ti immagini, arrivi a New York, i primi quadri. La competizione è alta e per riuscire a sopravvivere in questo sistema poi bisogna adeguarsi. Qua mi è sembrato il posto giusto dove soffrire. Ho iniziato a avere quella disillusione, diciamo, del sogno americano anche. La solitudine può diventare il tuo nemico principale. Non so neanche più dov'è la mia casa. New York, infatti, oggigiorno probabilmente è il posto peggiore per fare l'artista. Mi sentivo come spaccato in due proprio. Quello che l'America mi ha insegnato e mi sta ancora insegnando è di chiedere quello che vuoi e lavorare per quello che vuoi. Ti obblighi a ogni giorno a svegliarti e a tirare fuori il meglio di te stesso.